quando l'allenatore e l'insegnante usa troppo il cronometro, cosa succede? Che l'atleta, per andare forte, per andare veloce, si dimentica completamente la tecnica, completamente, perché l'importante è aver fatto un centesimo in meno, oppure un centimetro in più, d'accordo? Perché questo? Perché voi qui, pur di superare l'ostacolo, nessuno di voi ha fatto l'esercizio come si deve, perché vi state concentrando solo ed unicamente al superamento dell'ostacolo. Invece l'esercizio è uguale a quello che abbiamo fatto prima, uguale, solo che lì non c'era nessun ostacolo da superare, quindi magari stavate lì a pensare un attimino a come fare. Qui l'attenzione si è spostata completamente sul superamento dell'asticella. Guardate, questa qui si è da toccare, se la corpi, non si è da toccare, si è legata, non succede nulla. Quindi concentratevi sulla spinta a terra. Proviamolo ancora un paio di volte, provateci a cercare di capire come si fa. Dai, nel frattempo con l'esercizio di gloria. O perlomeno così sia. Vai. Spingi, verso l'alto. Là. Spingi a te. Dai, è migliore rispetto a quello di prima. Andiamo. Così, bravo. Bravo Luca, sì. Benissimo, bravo. Via. Completo a te. Completo a te. Così, va bene. Andiamo. Via su, bene, non prendete troppa rincorsa, non serve, così, bravo, dai, piano verso là, verso là, sbaglio sempre il secondo piano, sì, perché non fai due passi, fai un passo, infatti per questo io dico, vai verso là, spingi verso là, due passi in adempi, dai, verso là, cancella, via su, completa la spinta, completa, andiamo.